Ma perché ti ostini a venire tutti gli anni con le tue classi in museo? Perché mi ostino a venire tutti gli anni? Bella domanda. Io credo che non si possa essere abitanti di un paese se il paese non lo si conosce e non si cominci a frequentare quello che il territorio offre. È inutile passare per un paese, il paese bisogna viverlo, il museo va vissuto. Io ho avuto dei bambini in precedenza che dopo anni di lavoro con te vivevano il museo come se fosse la loro scuola, la loro casa. Il museo non aveva segreti, aveva meno segreti per loro che per me. E la storia di Verucchio, cominciata non qualche anno fa, ma addirittura migliaia di anni prima di Cristo, apparteneva a loro. Credo che questa esperienza valga la pena di essere vissuta, ripetuta e, se possibile, comunicata a chi non ha un museo come il nostro, non ha un archeologo come te che glielo fa apprezzare, perché molto merito è tuo, le proposte che ci hai fatto io le ho accolte perché mi hanno affascinato e così hanno affascinato anche i miei bambini. Forse era una sedia a reazione. Se ti si fossi seduto saresti volato nel cielo. È così piccolo perché ci possono salire solo i bambini e le rifiniture sono di liquirizia, così c'è sempre un bel profumo. Il fatto scientifico è un temporo trono utilizzato dal re dei Villanoviani. Sul dorso ci sono delle scene di vita dei Villanoviani. Ha dei rifinimenti di bronzo ed è fatto d'argilla. È piccolo perché i Villanoviani erano più bassi degli uomini di adesso. Mi racconti se ti è piaciuto questo progetto? Mi è piaciuto molto. Mi sai dire qualcosina in più? Che così facciamo anche un'intervista. Cosa ti è piaciuto? Cosa ti ha colpito? Mi ha colpito molto lavorare con i miei compagni perché lo facciamo molte poche volte, poco lo facciamo in classe. Allora questa volta mi è piaciuto tanto perché sono riuscita a lavorare con tutti. E il museo, come l'abbiamo guardato noi, l'avevi mai visto? In un Veramente modo io non così l'avevo mai visto e giocoso? quando l'ho visto mi è piaciuto tantissimo. E l'idea di utilizzare i personaggi dei cartoni animati e dei fumetti ti ha fatto sorridere? Sì, perché sono riuscita anche a guardare quelli dei miei compagni e devo dire che sono molto belli. Timmy Turner e Cobalion dovevano portare una pietra antica al Museo di Sant'Arcangelo, ma nel viaggio incontrarono Batman, che anche lui voleva quella pietra. Fecero una lotta, ma Cobalion perse. Allora Batman ne approfittò e andò a prendere la pietra molto preziosa. Timmy Turner provò a risvegliare Cobalion, ma non ci riuscì. Allora provò ad inseguire Batman, ma lui con la sua Batcar scappò via e Timmy Turner non riuscì a prenderlo. Il giorno dopo si ritrovarono nel mondo parallelo. Esplorando questo mondo parallelo, videro Batman che volava sulla città. Allora Cobalion con il suo corno chiamò un Pokémon che voleva anche lui sfidare Batman. Allora gli tirò un fulmine, così Batman svenì. Dopo, Cobalion e Timmy Turner presero la pietra e la portarono al Musas e la pietra fu in salvo. Mi è piaciuto il modo in cui abbiamo visitato il museo, quando abbiamo scritto la storia e abbiamo disegnato, mi è piaciuto tanto. Per me la cosa che è stata più difficile quando abbiamo scritto la storia, perché le idee non ce le avevamo chiare, cioè abbiamo dovuto pensare molto e starci di molto tempo. Di questo progetto mi è piaciuto di più quando abbiamo scritto la storia e anche quando abbiamo fatto i disegni con i miei amici. Il mio personaggio che ho scelto è stato Spider-Man. E nelle missioni che gli ho fatto fare, gli ho fatto spegnere l'allarme del museo. Il lavoro più difficile è stato quando
noi dovevamo disegnare, il vaso, perché io non lo sapevo disegnare molto bene. L'ho colorato tutto, come ho fatto con Mike, poi l'ho decorato con dei fiori e poi ci ho messo sopra dei serpentelli, dei cuori, l'ho decorato di tanti colori e ci ho messo anche un arcobaleno sopra. Secondo me l'esperienza del museo è stata particolarmente significativa perché il Musas è uno di quei luoghi che di primo impatto non vengono immediatamente presi in considerazione. La seconda valutazione è positiva perché tutte le volte che io riesco a far avvicinare i miei alunni ad una realtà del territorio, credo che sia profondamente importante per la loro identità. Riconoscere le proprie radici, conoscere i luoghi in cui si vive e frequentarli, viverli anche in maniera giocosa, può aiutare i bambini ad accogliere l'altro con una maggiore apertura mentale. Tanto le radici sono più profonde, tanto si ha meno paura di ciò che è diverso. Non conoscevo abbastanza bene il Musas, nel senso che tutte le volte che ero andata era sempre stato in maniera abbastanza superficiale. Stare all'interno di questo museo per circa 2 ore ha dato anche a me la possibilità di valutare un attimino più in maniera più accurata i reperti che si possono trovare al loro interno e una parte importante di storia che io non conoscevo e forse anche i bambini non conoscevano. Prova a scoprire il fossile che abbiamo scelto noi. È un fossile molto particolare. Ma attenzione a non sbagliare. Che cosa ti viene in mente di questo fossile particolare? Che sembra di luce brillare. Siamo sicuri che lo riuscirai a trovare. Dai, ti diamo un aiutino. È come una pietra preziosa del tesoro dei pirati. Se attentamente lo osserverai, ben presto lo scoprirai. Dai, forza, cerca di scoprire questo fossile. È un fossile simpatico e ha la forma di una chiocciola ondulata e a spirale. Ha il colore di una pietra grigiastra con macchie bianche a sinistra e nere a destra. Sul lato c'è un buchino. Ci sono anche venature sottili, corte e nere. Si vede benissimo che è un pesce magrissimo e piccolissimo perché si notano le pinne. Ha la bocca grande, aperta, senza denti e gonfia. La pinna dorsale si vede molto bene perché sporge dalla roccia. Il suo occhio è scuro, lo indovinerai di sicuro. Puoi anche vedere la spina dorsale con attaccate le lische, che sembrano fili sottili. Risaliva a 23 milioni di anni fa. È stato ritrovato su una roccia a Tripoli. La lunghezza è di 30 centimetri circa. È un anfibio, era carnivoro, aveva 4 zampe e nuotava velocemente, aveva le dita allungate ed era stato ritrovato in Brasile. Allora, intanto io mi chiamo Ilaria. Ciao. Ciao, e sono un'archeologa. Arrivate, no? Che adesso dove stamattina per queste 2 orette passiamo insieme per fare un pochino il laboratorio di archeologia. Allora, dato che voi avete un bellissimo osservatorio che è la spiaggia interna, non facciamo lo scavo, mi insegnerò a scavare, adesso però vi spiego anche bene tutto, non facciamo lo scavo che si dice in cassetta, cioè dentro a una cassetta un posto limitato, dato che andiamo alla spiaggia lì andiamo a scavare vero e proprio. Adesso come fanno gli archeologi, vai, cioè in ginocchio. Non piove ancora. Silenzio che così vi spiego tutto. Inginocchiate proprio come fanno gli archeologi e vi insegno come proprio si scava. Perché c'è una tecnica, arrivo. Prima vi spiego un attimo, poi mi fate la mano. Allora, prima cosa, intanto vorrei sapere se qualcuno di voi sa che cos'è l'archeologia.
Si sa spiegarmi il termine proprio archeologia, dimmi. Alla ricerca di reperti. Sì. Chi lo fa? Archeologo. Sì, ok. Chi è un archeologo? Tu. Cerca una persona. Diamo un soggetto. Chi cerca? Sicuramente chi cerca. Però l'archeologo in sé è sicuramente una persona, uno studioso. Uno studioso, un lavoratore anche. L'archeologo è l'archeologia è anche un lavoro. Però principalmente è uno studioso che diventa archeologo deve aver studiato che cosa? L'archeologia? L'archeologia? Sì, che cos'è? Anche la storia. Oh, la storia, stai attento, non metterlo così. Mi metti giù, che è pericolosissimo. E la geografia? La geografia sicuramente, la storia sicuramente. La scienza? La scienza può essere, la scienza meno. La geometria? No. L'archeologo si studia principalmente. Ok, studia principalmente la storia, perché deve sapere dei popoli antichi, principalmente. Poi deve studiare, magari tutte un po' quelle discipline vicino alla storia, perché non c'è solo la storia, ma per diventare archeologo, per esempio, se io dico, devo studiare epigrafia, vedete? Papirologia. No, questo è papirologia è lo studio dei papiri antichi. L'epigrafia invece è lo studio praticamente di tutto ciò che è scritto su qualcosa di duro e di durevole. O di durevole. Per esempio, un'iscrizione sulla pietra. Avete presente un'iscrizione? Sì. Una scritta incisa su qualcosa di duro, quindi sulla pietra. Per esempio, che cos'è oggi scritto sulla pietra? Dove cosa possiamo trovare il proprio scritto? Sulle statue, bravissimo. Al cimitero ci sono le lapidi, giusto? Quelle sono iscrizioni. Ecco, l'epigrafista è colui che si dedica allo studio di queste cose qua, ma che può essere anche una scritta su un bronzo, su un materiale duro comunque. La papirologia invece è lo studio dei papiri. La numismatica? Che cos'è? Dei minerali? No. Allora. Lo studio delle monete. Il numismatico è colui che studia le monete, quindi ci sono in realtà un sacco di studi inerenti all'archeologia, ci sono un sacco di l'egittologo, l'etruscologo, chissà l'egittologo è uno studioso sull'Egitto, no? Principalmente. Quindi in realtà è questo. Allora, per diventare archeologi, ascoltate bene, questa è la cosa che ci interessa. Uno, dobbiamo studiare tanto e noi facciamo finta che abbiamo già studiato moltissimo, siamo andati all'università, abbiamo fatto un sacco di studi. E siamo diventati archeologi. Però per diventare vero e proprio archeologo devo andare sul campo a lavorare, perché l'archeologo scava. L'archeologo è colui che studia le civiltà del passato attraverso che cosa? I manufatti, le cose che le popolazioni antiche ci hanno lasciato. E le cose antiche di solito si trovano sottoterra. Allora, si sfoglia il terreno, si parte sempre dalla parte più alta. Io vi ho fatto già il cucuzzolo così non ci sbagliamo. Perché si parte sempre dalla parte più alta? Perché se io parto da qui, comincio a fare una buca, questa montarozza qua, piano piano mi viene giù, mi scivola giù. Sempre, immaginate che si parte sempre dall'alto per andare verso il basso, ok? Sempre di taglio, usatela, non di piatto. La stai usando di piatto tu, usala di taglio, guarda. Così, dritta. Ho trovato la conchiglia. Vabbè, qui per forza, guarda così, Odin, come ti chiami? Odin, così, così, non così, niente, un bastoncino. Allora io adesso toglierei tutto qui, devi togliere tutto attorno, quindi questo è, puoi togliere la spazzola, riprendi la cazzola e non toccando l'oggetto mi giri tutto attorno e mi togli tutto, sempre con la paletta e la cazzola. Concentratevi nel centro, siete di fronte a voi. Dovete arrivare a sapere che sotto c'è un oggetto, quindi concentratevi bene sulla parte di fronte a voi. Dopo, quando hai l'oggetto, incominci a girarci attorno. Però in prima cerchiamo di... Ecco, attento. Poi, ovviamente, dato che vai là, devi concentrarti qui a togliere la terra anche. E tu devi togliere un po' qua. È un dinosauro. Vedi? Non faccio tardare. E la... Vedi che comincia a venire fuori? Quindi io toglierei qui.
Vai un po' più avanti, Valentina, che tanto è. Perfetto, adesso tu, io toglierei tutto qui. No, no. E qui. Io okay. Sono... C'è qualcos'altro, quindi bisognerà. Quella la puoi tirare fuori e metterla di fianco a te. Prendila, ma sempre dal mare. Ho trovato questo. Prendi. Sì. Ah, allora, questo lo puoi tirare fuori, quel pezzetto. Mettetelo lì. Dove li facciamo mettere gli oggetti? Con la spazzola. Mettilo vicino, vicino lì, vicino lì. Questo qua non c'entra niente, vero? No, c'entra sì, che cos'è? Bello! Cos'è? Dai, come buono. Dai, che cos'è? Un po' di intuito. Un orecchino così grande. Sarà un'anima. A me mi sembra più. Sento, ok. Dai l'altro pezzo. Ma c'è c'ho un mucchio di roba. È un altro c'è. Non è ancora niente lì. Io penso no, sì. Dai, andiamo giù. Andiamo giù. Con la spazza. Dov'è che era qui? Povero. Che cos'era questo? Sembrano delle perle, vedi? È un po' un portagioie. Carmen, tu non lo tiriamo. Ecco qua, dai questo. Allora, sì, quello lì lo puoi tirar fuori. Vedo. Io andrei poi un pochino più qua. Tu era spostato, Io non